Ma il diesel può davvero andare così forte? Da un piccolo 1.9 8 valvole ad uno swap 1.9 16 valvole derivato dal Alfa Romeo 159. Pensate che è ancora il blocco stock originale, con più di 220.000 km, che attualmente sta girando a 3.3 bar di picco. Ma prima voglio ringraziare RRR, un marketplace di pezzi di ricambio per auto usate. Oltre 2500 sfascia carrozze uniti in un'unica piattaforma. E perché spendere tanti soldi su un pezzo nuovo quando un'auto magari non solo ha tanti anni alle spalle, ma moltissimi chilometri percorsi e molto spesso non ne vale la pena? Una buona alternativa per i ricambi di auto. In più la maggior parte dei pezzi sono tutti nuovi. Risparmi tempo e denaro e tutti gli autodemolitori li trovi in un unico sito. Quello che vedete sulla foto è quello che riceverete. Un marketplace affidabile per con più di 4 stelle e mezzo su 5, con più di 10.000 recensioni. Inoltre i prezzi possono essere confrontati e il prezzo indicato è sempre quello definitivo. Un'esperienza di acquisto di ricambi auto reinventata e innovativa, con prezzi generalmente scontati fino al 50% rispetto ai prezzi abituali dei ricambi auto in Italia, con la possibilità di effettuare pagamenti sicuri, risparmi tempo e denaro, acquista su RRR. Trovi il link qua sotto in descrizione. Dico che razza di motore è uscito fuori a distanza di 20 anni dalla prima commercializzazione del multijet 16 valvole e non dell'unijet 8 valvole. Guardate che roba! La prima applicazione è avvenuta, se vi ricordate bene, nell'ottobre del 2002 su Alfa Romeo 156 e Alfa Romeo 147. Allora il 1.9 multijet 16 valvole sviluppava 140 cavalli, aggiornato poi nei vari anni. Io sono sicuro che tanti di voi ancora in casa hanno il 1.9 8 valvole, o ce l'hanno avuto, o il 1.9 16 valvole, o magari il 2.4 multijet 20 valvole, per non parlare anche del 3.000 multijet, ma questa è un'altra storia. Parlando del 1.9 io sono rimasto sempre sbalordito, mi ricordo che più di 10 anni fa vidi su un taxi, che mi dovevo appunto spostare da un punto ad un altro, era una Lancia Libra 1.9 8 valvole 712.000 km. Tanti me lo avete chiesto, ma si può elaborare il multijet con tanti chilometri alle spalle? Vi rispondo così, 418 cavalli a 3.3 bar di picco, motore con 206.000 km e preparazione all'attivo con più di 30.000 km percorsi. L'obiettivo di sviluppare cavalli mantenendo una grande affidabilità al servizio di percorrere tanti chilometri. Partiamo da una base di 200.000 km percorsi, auto completamente originale, in più 30.000 km percorsi con questa preparazione e sicuramente immaginate test, accelerazioni e così via. Quando parlo di motori FCA non possiamo dire che non sono affidabili, che non sono robusti e mi viene da pensare sempre all'anziano che maltratta le frizioni. Se resistono a quello, possono resistere a tutto. Dalla base del 1950 cavalli si incomincia a lavorare un po' quello che è il contorno e la turbina stessa, montando turbina 2260 con scarico da 60 mm, pompa alta pressione R70 e intercooler da 8 litri. Si ricalibra appunto la centralina e si tirano fuori i primi 220 cavalli. Contenti, ma non soddisfatti, si inizia a mazzolare. Quindi si passa dalla 2260 originale alla 2265 con scarico da 70 mm, ma mantenendo però tutto il contorno
per il momento originale. Si arrivano a toccare intorno ai 300 cavalli. Aspettate che mi poggio al muro. Step by step si esce fuori dagli schemi. E così si inizia a preparare l'auto per una preparazione veramente con i fiocchi e con i controfiocchi, direi. Inizia modificando il collettore di aspirazione, cambiando la pompa del serbatoio e la pompa alta pressione, che da R70 passa a R90, derivazione appunto BMW, installando un intercooler da 18 litri. Con la pompa alta pressione maggiorata si lavora anche sugli iniettori e si aumenta la portata del 100%, installando anche i vari sensori, soprattutto il rail. Collettore a cuore per ospitare il nuovo turbo maggiorato da 2265 a 2260 F10 con aspirazione diretta bassa. Abbiamo scoperto una nuova truffa grazie a Casettica. Pensate un po' che un mio iscritto voleva acquistare un Audi A8, stava ricercando questa macchina, questa grande ammiraglia, per il lavoro che svolge, ovvero il noleggio con conducente. Ma vedere questa macchina tutta a posto, dichiarati sul quadro 159.000 km, perfettamente tagliandata, lucidata, pulita, profumata. La prova, si innamora, dice questa macchina è perfetta, oh, a questo prezzo, caspita, la prendo subito. Ha inserito poi il numero di targa sull'app di Car Vertical e indovinate un po'? Aveva scala di 120.000 km. Dai 159 che appunto erano scritti sul quadro, la macchina realmente aveva 284.000 km. E nonostante ciò, grazie alla visura di Car Vertical, è riuscito a dimezzare il prezzo. Ha acquistato la macchina alla metà del prezzo che appunto richiedeva il venditore, fatta controllare poi dal meccanico e così via, e adesso attualmente ha quella macchina che percorre, immagina, tantissimi chilometri. Io vi dico, se dovete acquistare un nuovo mezzo, una nuova auto, quello che volete, fate un attimino una visura, codice di telaio o numero di targa, vi togliete qualsiasi dubbio, risparmiate tempo e denaro, scusa. Poi trovo il link qua sotto, scontato il 10%, io approfitterei. Un grande lavoro è stato fatto nella calibrazione della centralina. Pensate che a 3.3 bar di picco, dopo vari lanci, è uscita la cifra di 417,65 cavalli. Con temperatura esterna di 28 gradi, con il 45% di umidità. Ti dico, è un grande risultato. Con la temperatura esterna di 10 gradi la mappa si gira intorno ai 435 cavalli. Bello è che non è finita qua. Già, immaginate, no, ad esempio, di vedere uno scarico da 76, due camme lavorate, due alberi a canne, una testa lavorata, un motore forgiato, una turbina maggiorata, un'iniezione maggiorata. Chissà cosa potrebbe uscire fuori, eh? Io intanto ti dico, che stai aspettando? Iscriviti al canale. Che stai aspettando? Perché mi devo arrabbiare? Giocattolino che supera la cifra di 20.000 euro. Pensate che la macchina è stata acquistata da originale al prezzo di 4.500 euro, più sono stati sommati i 9.000 euro che sono stati spesi solo per elaborare il motore, e si supera tranquillamente i 20.000 euro tra gomme, assetto, avantreno, cerchi, estetica e tanto, tanto altro. Che poi, no, adesso, tralasciando e mettendo tutto da parte, ma ci pensate il fatto che magari da fuori, no, può sembrare un'auto apparentemente stock, è stata rivista nell'estetica che è molto molto bella, però magari uno da fuori non si aspetta una potenza devastante, magari vede come una semplice mappa e scarico, no? Quando nella realtà dei fatti, da dentro, ci sono due setting di mappe. Mappa 1, 370 cavalli a 2.8 bar di picco e 2.5 costanti, e mappa 2, 418 cavalli a 3.3 bar di picco e 3 costanti.
domanda che voglio sapere da voi è: secondo voi, qual è il multijet nelle varie cilindrate prodotte che sviluppa più cavalli e soprattutto qual è quello più affidabile per questo tipo di elaborazione? Io vi ringrazio della visione, lasciatevi un mega like e ci vediamo ad un prossimo video.